Sì, c'è anche Super Mario. No? Sì, è di là, è anche di là. Qui e poi c'è anche il Game Boy gigantesco, sono al centro Minganti di Bologna, ti faccio fare per un minuto, poi dopo non ti disturbo più. Un joypad così grande non è facile da... Faccio solo un tentativo al primo livello, poi dopo... Guarda che tasti! Queste sono cose che si vedono solo in Giappone. Beh, il primo livello tutto sommato... Te lo ricordi? Sì. Qui sapevo che c'è la vita, Beppe, come dicevo, c'è il Game Boy gigantesco, anche questa è roba che si vede solo in Giappone, è la prima volta che la vedo qui al Minganti. Il controller altro non è che un Game Boy originale, però in qualche modo è stato collegato a questo schermo, non chiedermi come, perché non ne ho idea, ma si comanda da qui, Mario, ma non ne ho idea, ti faccio vedere un salto, io lo premo qui e Mario nel grande schermo si salta. È un Game Boy, Beppe, né più né meno, Io ne ho viste di queste cose nelle foto dei negozi di giochi giapponesi, quelli situati a Tokyo, a Shibuya, quelli poi anche Bologna Nerd spesso mette foto di cose del genere, perché loro ogni anno vanno in Giappone. Incredibile. Vintage Games Party. È domenica 14 maggio 2023. Il Game Boy gigantesco. Space Invaders. Poi c'è Bubble Bubble. E anche Fighter? No, non è Street Fighter. Va bene, dai. E poi c'è il NES gigantesco. Tutta roba giapponese, Beppe.